Ultimo appuntamento stagionale di Pieve Incontra con Giuseppe Cruciani, ideatore e conduttore della Zanzara. L'incontro, di sabato 2 marzo condotto come sempre da Dirana Rasera, ha visto la sala del cinema Careni di Pieve di Soligo gremita di persone, attirate dal trasgressivo e dissacrante conduttore radiofonico. Oggi è molto complesso perché naturalmente siamo bombardati di notizie dappertutto, non solo dai mezzi tradizionali, ma internet, blog, Facebook, varie. Per cui insomma si deve fare attenzione, ogni tanto anche le persone più avvezze a trattare le notizie si devono un po' orientare, non bisognerebbe avere fretta, noi ogni tanto la fretta invece è la nostra ansia quotidiana e dunque qualche errore lo commettiamo, anch'io lo commetto, è normale che sia così, magari nell'interpretare qualche cosa o nell'ingigantire qualche cosa che magari è un po' più piccola. Quale può essere il futuro della radio? Sicuramente i podcast. Noi arriviamo di solito con grande ritardo rispetto ad altri paesi. In altri paesi i podcast che si vendono, sono già molto sviluppati. Da noi diciamo, la radio è quella diciamo, della terrestre, quella dell'FM, delle frequenze. E c'è poco sviluppo anche del digitale, satellite non esiste, i podcast. La Zanzara, come è nata l'idea di questo programma? Tutti partono con l'idea di fare un programma che non c'è prima, no? Dunque, poi a noi poi successivamente è riuscito, però nasce come un po' di agorà di pensieri, di parole, di opinioni. Quello un po' alla fine è rimasto, poi negli anni si è modificato, però io ho sempre avuto l'idea di fare qualcosa di originale, forse sono un po' ossessionato dall'originalità delle cose, forse anche troppo, non riesco a stare, diciamo, a mantenere, devo sempre trovare qualcosa di originale da fare, di diverso da fare, che è un po' una condanna se vogliamo, no? Cioè da una parte è positivo, da una parte però una condanna, perché invece uno spesso dovrebbe anche mantenere, tenere la posizione, no? Il territorio, invece io voglio sempre un po' cambiare, sono sempre ossessionato dal fatto di trovare nuovi linguaggi, nuovi modi di parlare, di dire, di discutere, di fare radio, di proporre. E per cui è nata da un'idea di rivoluzionare qualche cosa.